Buongiorno. Allora, io sono il presidente dell'Istituto di Storia Contemporanea, che è un istituto nato qui a Como 40 anni fa, per iniziativa di Giusto Perretta, figlio del martire della Resistenza, Pieramato Perretta, che volle costituire questo istituto per raccogliere la documentazione relativa alla lotta di liberazione nazionale, della Resistenza svolta qui a Como, i documenti, le testimonianze di quegli eventi, di quei fatti, di quelle vicende che videro anche il nostro territorio protagonista e dare un contributo importante alla liberazione dell'Italia dal fascismo e dal nazismo. Poi col passare del tempo l'interesse dell'istituto si è rivolto in generale alla storia contemporanea e da quando diciamo che nel nostro paese sono state introdotte le date di una sorta di calendario civile che accanto al 25 aprile, al 1 maggio hanno aggiunto altre ricorrenze per appunto sottolineare l'importanza di non dimenticare eventi del passato e di meditare su quello che è successo, in modo particolare il 27 gennaio, giorno della memoria per ricordare la deportazione degli ebrei, dei deportati politici, dei militari internati in Germania e così via, e il 10 febbraio, il giorno del ricordo appunto relativo al dramma del confine orientale, delle foibe, della morte di tanti italiani in quei territori. Il nostro istituto ha intensificato il lavoro di ricerca, di attenzione, di studio, in modo particolare nei confronti delle scuole, dei docenti, per consentire loro di avere l'occasione di un aggiornamento delle conoscenze storiche, degli strumenti anche per trasmettere le conoscenze storiche alle nuove generazioni e verso gli studenti, per appunto sollecitare un'attenzione particolare allo studio della storia, perché io credo che non basta per il giorno della memoria e non basterà tra un po' anche per il giorno del ricordo affidarci soltanto alla testimonianza di chi quegli eventi li visse sulla propria pelle, soffrì per quelle vicende, la deportazione nei campi di concentramento nazisti o appunto l'esodo di Giuliano Dalmati e degli italiani da quelle terre verso l'Italia. Non basta più affidarci alle testimonianze, perché le testimonianze prima o poi finiscono, ed è invece importante e fondamentale studiare la storia, cosa che purtroppo nelle scuole non si fa in modo adeguato e sufficiente. Studiare la storia perché solo così le nuove generazioni possono capire perché certi eventi sono accaduti e come sia possibile attraverso lo studio della storia avere anche gli anticorpi, perché quegli eventi tragici, quelle drammatiche vicende non si debbano ripetere. Noi siamo abituati a sentirci dire la storia è maestra di vita, in realtà, come diceva un poeta, la storia al massimo fa le rime e quindi cambia le parole ma ripete sempre gli stessi versi. E drammaticamente noi dobbiamo constatare che in effetti non è che abbiamo imparato molto da quello che è successo. Non abbiamo imparato molto se guardiamo a rigurgiti neonazisti e neofascisti in giro per l'Europa e anche qui in Italia, e non abbiamo imparato molto neanche dalle vicende drammatiche dell'Istria, della Dalmazia, del confine orientale, di Trieste e così via. Le immagini che avete visto, che sono scorse prima sullo schermo, di quegli esuli che con i loro miseri carretti attraversano strade polverose per cercare di raggiungere terre ospitali, se noi ci pensiamo un attimo, sono le stesse immagini mutate, diciamo così, dal punto di vista iconografico, ma sostanzialmente identiche a quelle che vediamo oggi in tanti paesi del mondo. Gente costretta ad abbandonare le proprie terre, le proprie case,
i propri affetti per cercare di raggiungere terre più ospitali e incominciare a ricostruire la propria esistenza. Si chiamavano esuli, erano profughi, ma oggi abbiamo profughi, immigrati, che arrivano qui in Italia e cercano anche qui di trovare l'occasione per rifarsi e ricostruirsi la propria esistenza. La cosa drammatica, guardando quelle immagini e pensando anche alle cose che venivano dette in quel filmato, è che allora quegli stessi profughi, che badate bene, non erano stranieri, erano italiani, parlavano la nostra lingua, avevano le nostre tradizioni, eppure furono accolti come degli invasori. Venite qua, ci portate via il nostro pane, occupate le nostre case, occupate il nostro spazio vitale, ma cosa volete? Statevene là, statevi a casa vostra. Ecco, questa cosa la sentiamo ripetere in continuazione, come se nulla fosse cambiato. Allora non si capì che lì c'era un dramma di una intera popolazione, di una generazione intera di italiani travolti dalla guerra e costretti a fare una scelta drammatica per abbandonare tutto per sopravvivere o cedere, diciamo così, al dominio anche di una possibile dittatura. E oggi ancora ci troviamo in questa condizione. Ma cosa venite a fare qua? Statevene a casa vostra, ci portate via il pane, il lavoro e così via. Ecco, riflettere su quelle vicende e capire che se allora ci fosse stata un po' più di umanità e di empatia nei confronti di chi soffriva e sceglieva una strada difficile, drammatica, lacerante, quella appunto di venire in Italia, di abbandonare tutto pur di vivere una vita che fosse degna di essere vissuta, se noi avessimo avuto allora tutti insieme un atteggiamento diverso, probabilmente molti di quei drammi si sarebbero stemperati e la situazione per molti di quelle persone sarebbe stata diversa. Ecco, io credo, giustamente Carlo mi ha ricordato la scritta che c'è al binario 21, al memoriale della Shoah a Milano, contro l'indifferenza. Io aggiungerei un'altra parola, empatia, che significa mettersi nei panni dell'altro, come dicono gli inglesi, nelle scarpe dell'altro. Cioè cercare di capire che cosa significa per una persona, per una famiglia, per un giovane, per un anziano. Lì abbiamo visto quante famiglie intere venivano costrette a lasciare le proprie case con giovani, bambini, anziani. Ecco, mettersi nei loro panni, cercare di immedesimarci nell'altro e porsi la domanda: ma che cosa mi aspetterei nel momento in cui io scelgo di abbandonare tutto e sono costretto a fare questa scelta non per mia volontà ma perché le circostanze mi obbligano a farlo e scelgo di andare verso una terra che spero mi possa ospitare, dove spero di poter ricostruire la mia esistenza? Ecco, cosa posso fare per aiutare queste persone a superare il trauma del distacco, della rottura, della frattura della propria vita per ricostruirla su basi nuove? Allora quell'empatia non ci fu nel modo con cui ci si sarebbe aspettati, con cui probabilmente molti di questi esuli si aspettavano di ricevere nel nostro paese. Ecco, la ricerca che Marinella Fasani, che io qui voglio ringraziare perché ci ha messo l'anima nel portare avanti questo lavoro difficile, perché nessuno ci aveva mai pensato. Nessuno aveva mai pensato di andare a studiare come poi gli esuli, i profughi Giuliano Dalmati, sono stati accolti nella nostra provincia, ad esempio. Ne sono arrivati diverse centinaia, forse qualche migliaio, ancora non sappiamo esattamente quanti sono arrivati e sono stati ospitati nella provincia di Como. Andare a vedere come sono stati accolti, come sono stati sistemati, come sono stati aiutati, come si sono integrati, se sono rimasti qui per sempre oppure transitoriamente, puntando poi ad altre mete, ad altre città, province del nostro paese o addirittura all'estero. Ecco, questa ricerca che Marinella con grande passione, con grande pazienza,
con grande sacrificio anche personale, aiutato di volta in volta da altri volontari che si sono uniti a lei, ma senza di lei questa ricerca non ci sarebbe stata, e che voi vedete adesso nel libro che appunto è stato pubblicato, riassunto diciamo nella sua essenza, ma come primo esito di un primo pezzo del lavoro che andrà ancora portato avanti, completato ulteriormente. Ecco, anche qui voi da questa ricerca ricavate questa sensazione che tutto sommato questa gente che veniva qua, insomma, un po' di fastidio lo dava, un po' di problemi dal punto di vista della burocrazia, della sistemazione, ma dove li mettiamo, come li nutriamo, che cosa vogliono, ma si lamentano, ma perché non se ne sono rimasti là dove erano, e così via. Ecco, andare a scavare dentro questa realtà, e poi è chiaro che ci sono stati invece anche gli atteggiamenti positivi, l'accoglienza, di aiuto concreto che poi hanno consentito a molti di queste persone di poter restare, di integrarsi, di diventare appunto a pieno titolo cittadini della nostra città e della nostra provincia. Ecco, le luci e le ombre di questa vicenda, cercare di scavare dentro la storia, andare a vedere anche queste realtà e capire come quegli eventi si sono sviluppati, rappresenta il primo dovere che un istituto di storia dovrebbe fare, dovrebbe rispettare, cioè il dovere appunto di andare al di là della superficie degli slogan, delle parole d'ordine, di andare a scavare effettivamente dentro la storia, di andare a vedere soprattutto le vicende dal punto di vista umano. Ecco, io credo che anche come istituto noi dobbiamo anche farci la nostra autocritica, nel senso che non sempre siamo riusciti a fare bene il nostro mestiere. In questo caso invece credo che dobbiamo orgogliosamente dire di averlo fatto questo dovere, di aver adempiuto questo dovere, questo compito di scavare dentro la storia per far emergere la realtà vera, quella verità appunto rivoluzionaria di cui parlava Magris nel filmato, la verità appunto dietro le parole. L'autocritica consiste nel fatto che noi troppo spesso abbiamo trascurato nell'affrontare i temi della storia, soprattutto questi del confine orientale, della vicenda dei profughi, degli esuli, l'aspetto umano, cioè di non limitarci alle cifre, ai dati generali, alla ricostruzione più ampia della vicenda storica, ma di andare a vedere effettivamente le donne e gli uomini in carne ed ossa, che cosa hanno vissuto, cosa hanno patito e così via. E questo è un contributo che noi abbiamo dato, come altri che abbiamo cercato di compiere su altre vicende, l'attenzione che portiamo al tema della Shoah e della deportazione, così come alla ricerca intorno ai temi della storia contemporanea in tutti i suoi aspetti. Ecco, lo sforzo che un istituto di storia può fare, che cerchiamo di fare, è questo: fornire gli strumenti, mettere a disposizione dei docenti nelle scuole, degli studenti stessi, gli strumenti per acquisire una capacità critica, per guardare alla storia non con i paraocchi, non con gli schemi ideologici che distinguono in modo netto il bene dal male e così via, ma con la capacità di guardare tutte le sfumature e quindi di capire meglio, soprattutto perché certi eventi sono avvenuti. Liliana Segre ci ricorda come l'indifferenza abbia aiutato i criminali nazisti, fascisti nella persecuzione degli ebrei. L'indifferenza oggi può aiutare il risorgere di un neofascismo anch'esso duro e feroce nei confronti dei più deboli. Ecco, io credo che se vogliamo vincere la tentazione all'indifferenza, l'unico strumento che noi abbiamo è quello della conoscenza, della storia, dello studio, dell'appropriarci degli strumenti intellettuali, ma anche della passione civile che serve per capire cosa succede oggi e impedire adesso che le vicende possano degenerare e portarci a esiti tragici. Cosa che allora non venne fatta negli anni del fascismo e del nazismo, e non venne fatta dopo la guerra, quando ci si trovò di fronte al dramma
della divisione dei confini e delle popolazioni. Ecco, anche qui, e finisco con quest'ultima annotazione, una riflessione particolare noi dovremo farla, cercheremo di farla, sul tema del risorgere delle spinte nazionaliste. Se noi guardiamo anche qui alla storia, senza farla troppo lunga, ma vediamo come ogni volta che il nazionalismo si afferma su un'idea di comunanza dell'umanità e di impegno solidale dei popoli, quando il nazionalismo si afferma, nascono i conflitti. Anche lì si stese un confine, si stabilì una demarcazione tra noi e gli altri, e il risultato fu che chi si trovava a cavallo di quel confine non capiva bene se era da una parte o dall'altra, ma poi se guardava la sua storia si chiamava la sua ispirazione normale: sono italiano, sono slavo, sono croato. Ecco, questa roba, questa storia che ha portato a questa divisione artificiale dei popoli attraverso le frontiere che hanno tagliato, lacerato l'umanità, tutto questo può ritornare ancora come prodromo di una degenerazione della vita pubblica, della storia del nostro continente, di questa Europa che non riesce ad essere forte abbastanza per impedire il risorgere di nazionalismi e che rischia appunto di lasciare spazio alle spinte più nefaste, quelle che poi alla fine porteranno a pensare che io e gli altri, noi e gli altri, siamo su fronti diversi, quindi prima o poi ci scontreremo. Ecco, studiare da adesso, in questo momento, questi eventi e queste vicende significa appunto porci nelle condizioni di poter impedire che la degenerazione arrivi fino alle estreme conseguenze. Il nostro impegno come istituto di storia è appunto di mettere a disposizione gli strumenti, le capacità, la passione dei nostri ricercatori e dei nostri volontari, e di fare in modo che questo lavoro produca dei risultati sul medio e lungo periodo, per dare modo alle nuove generazioni, in modo particolare, di conoscere il passato, per essere cittadini attivi nel presente e capaci di costruire un futuro migliore. Grazie.